Western Europeans used to think that media freedom was a problem solved. We were, in fact, considering ourselves models for the rest of the world. And such was our conviction that we haven't actually given ourselves, as a European Union, rules on this matter. We only give rules to those who enter, but we're waking up to the uncomfortable truth that it's not only a real and ongoing problem in Europe, but that things are getting worse. It's an issue now everywhere. It's a European issue. And there are problems in countries like Italy, like here, and in Romania or in Bulgaria, and maybe in some old member states too. Dunque, la situazione dei media in Italia è molto grave, lo è da parecchi anni, da molti punti di vista: quello della concentrazione della proprietà, che è in mano al Presidente del Consiglio, quello dell'autocensura dei giornalisti e della loro crescente incapacità di essere professionalmente autonomi, e quello dell'impatto estremamente negativo sui risultati elettorali. Two months ago, there was a law in Hungary which creates a commission which is interested with controlling all kind of information. This commission has the right to cut funding to papers or radio station or TV stations, which means that criticizing the decision of the government is almost impossible. Europe should send clear messages to the Hungarian authorities that they have to keep in mind the European standards and norms and accept the Charter of Fundamental Rights. The scandal is that Brussels hasn't attempted anything to obtain, to impose a change in this law. So any country now can decide that the liberty of information is absolutely of no importance in Europe. Sono molti anni che l'Unione Europea dovrebbe intervenire in questi anni, perché ha tutta la competenza per farlo, sia dal punto di vista delle norme sulla competizione, quindi sulla sua concorrenza, che su quelli più recentemente sui temi del pluralismo. Non lo fa per una precisa volontà politica di non intervenire da parte della Commissione. Up to now, a European Commission which has turned its back on the issue with the excuse of what they call subsidiarity. It's left up to local governments to regulate the media. Come tale, questa scelta politica, che è costante da circa 15 anni, è sciagurata, perché è uno degli elementi che ha favorito questo declino in alcuni paesi, oppure questa continuazione di una situazione non soddisfacente dal punto di vista della libertà dei media. Credo che la Commissione europea debba occuparsi del tema della libertà di informazione in Europa, come appunto organo sovranazionale. Non conto molto sul fatto che questo succederà nella realtà. But it's a question of democracy, and as such it concerns us all as European citizens, and we should give ourselves standards, and there's got to be an initiative on the part of the European Commission that establishes what the minimum standards of media freedom, pluralism and independence are, in order for European citizens to exercise to the full their democratic citizens' participatory rights.